La tratta di esseri umani è purtroppo un fenomeno ancora molto diffuso e difficile da stimare. Basti pensare che le persone formalmente riconosciute come vittime di tratta, quindi la punta dell'iceberg, sono più di 100.000 nel mondo. Tutti gli stati ne sono coinvolti, anche se gli stati più ricchi presentano numeri più alti all'ingresso. La tratta di esseri umani è fondamentalmente una violazione dei diritti dell'uomo. È una forma di schiavitù moderna che trae il proprio profitto dalla vendita delle persone come merci. È un fenomeno transnazionale, originato dalle differenze economiche dentro e fra le nazioni, così come dalla discriminazione di genere. Le persone che cadono nella trappola della tratta vivono infatti situazioni di marginalità in cui non hanno reali alternative se non quella di subire questo tipo di abusi. Tuttavia, la tratta è anche un fenomeno molto complesso. Ed è importante che le vittime non siano relegate solo a questo ruolo. Le persone e gli studi, infatti, convergono nell'identificare come terreno fertile per la tratta la volontà degli individui di lasciare il proprio paese, combinata però con la mancanza di opzioni legali per emigrare. Gli stati, quindi, che fanno parte della tratta devono prendere atto di questo dato e agire direttamente per contrastarlo. Allo stesso tempo, il 70% delle persone trattate sono donne e questo dato sale al 90% se consideriamo la tratta a fini sessuali. Gli stati quindi, oltre a contrastare la vulnerabilità e a promuovere leggi per l'emigrazione legale, devono anche agire direttamente per rafforzare i diritti delle donne. Le misure antitratta, infatti, rischiano di comprimere ulteriormente la loro libertà, mettendole semplicemente sotto protezione e limitando di conseguenza il loro diritto di autodeterminazione.